Io vorrei tornare. Io vorrei tornare sul tema costituzionale due cose. Allora, per quanto riguarda questi neosenatori che verranno eletti, che poi in realtà pare, era stata fatta la proposta che in sede di elezione chi vota nei consigli regionali potrebbe già anticipatamente indicare chi verrebbe mandato al Senato. Allora, al di là del fatto che ci sono consiglieri regionali e sindaci, la prima cosa che ci si pone è: faccio il sindaco o faccio il senatore? Ora, sicuramente andranno anche i sindaci delle città importanti, vuol dire che faranno male il sindaco e faranno male il senatore. Seconda cosa, vale anche per, questa cosa qui vale anche per i consiglieri regionali, verranno mandate i consiglieri regionali, quelli che come dire, si occuperanno di cose meno importanti, perché naturalmente chi segue le cose importanti nel consiglio regionale, ad esempio la sanità, dovrà dedicarsi di più a questa cosa, quindi magari manderanno diciamo così eletti meno. Però c'è un fatto che chi diventa senatore comunque mantiene l'immunità parlamentare. Allora, visto che adesso come adesso la maggior parte della corruzione ce l'abbiamo nei consigli regionali, perché gestiscono partite importantissime quali ad esempio la sanità, non ci metteranno né sale né pepe a far fare le cose poco corrette a chi poi va a fare il senatore. Perché allora le cose bisogna anche pensarle e vederle in prospettiva. E forse sarà un discorso questo che potrà sembrare quello il conto della serva, però bisogna anche pensarci. E poi anche un'altra cosa, sempre per quanto riguarda la gestione Regione-Senato. Oddio, mi è passata di mente, aiuto, scusate. Vabbè, andiamo avanti, perché un'altra cosa che volevo dire importante è il riflesso politico di questa riforma. Perché si è fatta questa riforma? Non solo perché si è chiesta di fare, non solamente perché appunto la Goldman Sachs ha detto ci sono paesi che hanno costituzioni troppo di sinistra, troppo vicine. Questa Costituzione, quando è stata scritta, aveva della democrazia un'idea dialettica. La democrazia era il luogo dove veniva gestito il conflitto sociale, ma il conflitto sociale c'era, ed è grazie al conflitto sociale che noi dal 46 sostanzialmente fino agli anni 80 abbiamo ottenuto tutta una serie di leggi, che poteva essere la riforma dell'istituto dei lavoratori, la riforma del diritto di famiglia, la legge sul divorzio, eccetera, tutte queste leggi che hanno, come dire, fatto stare meglio le classi sociali più disagiate, perché alle classi sociali più disagiate nessuno regala niente, e quindi le cose si ottengono grazie al conflitto sociale, quindi anche attraverso i partiti e i corpi intermedi come il sindacato. I partiti ora sappiamo che sono molto delegittimati, si sta delegittimando anche il sindacato. Questa riforma costituzionale va nella direzione appunto della stabilità, e la stabilità non è sempre sinonimo di democrazia. La stabilità è vista proprio come azzeramento del conflitto sociale, e con leggi come ad esempio il Jobs Act, come verrà gestita poi anche la sanità in futuro, l'ospedale di Ortona, leggevo, non può più operare perché non ha più soldi per comprare le medicine. Allora, in una situazione così devastata, voi capite che un governo accentrato, forte, è l'esatto contrario della democrazia di come l'abbiamo concepita noi fino adesso. Quindi il discorso del risparmio, il discorso della stabilità, il discorso che appunto si velocizza, ma che cosa si velocizza? Se noi andiamo a leggere l'articolo 70 è un delirio, ve lo posso assicurare. A quel punto andiamo a, come dire, a complicare ulteriormente le cose anziché a semplificarle. Ma l'obiettivo di fondo rimane proprio quello dell'azzeramento del conflitto sociale, inteso come strumento per ottenimento e miglioramento dei diritti che sono scritti nella prima parte della Costituzione. Quindi questa riforma, che loro dicono è solo sulla seconda parte, va a impattare sulla prima, perché la nostra Costituzione, come dico sempre, è un sistema di pesi e contrappesi dove la prima e la seconda parte sono strettamente connesse. Pertanto è vero che ci fanno
quando noi parliamo con quelli che stanno col sì, viaggiano a slogan, fare questi ragionamenti è sicuramente più difficile, però secondo me è l'unica cosa da fare. E soprattutto dobbiamo uscire dalla logica anti-Renzi. A noi di Renzi non importa un fico secco. Noi dobbiamo difendere la Costituzione. Renzi si dimette sì, si dimette no, non ci importa. Adesso poi ha già cambiato le carte, ha detto che non si dimette. A noi non interessa. A noi interessa difendere questa Costituzione e migliorarla sicuramente, perché non c'è niente di definitivo a questo mondo. Ma un conto è migliorarla, un conto è stravolgerla. Queste secondo me sono delle cose che dobbiamo avere ben precise. Grazie. Volevo fare una domanda, volevo cercare di capire che differenza ci sarà in caso di vittoria del sì o del no per le province. Cioè a livello politico provinciale, se resterà com'è, se verrà cambiato, se ritornerà l'elettività del livello provinciale politico, oppure verranno eliminate le province come è stato detto fino adesso. Ci sono altre domande? Altre... Io volevo sapere perché non è presente il difensore del sì, per capire, fare una specie di confronto, diciamo, no? Perché in realtà loro non hanno nessuna motivazione, secondo me, a questo punto. Scusa, ce l'hai lì? Ce l'hai lì, signor Maggiaschi, sì. No, questa domanda ti rispondo io. Cioè, il problema è questo, cioè che noi avevamo preventivato proprio di fare un dibattito tra il sì e il no, cioè proprio abbiamo mandato una lettera al Partito Democratico, alla sezione locale del Partito Democratico, non abbiamo avuto risposte, per cui cioè, vabbè, hanno voglia di parlare e di dire la loro. Tranquilli, non c'è nessun problema, anche perché stiamo facendo una discussione che serve a capire meglio come vanno le cose. Adesso ridarei la parola a Francesco, voglio dire, anche con un'altra domanda. Quella riforma costituzionale una cavolata. Uno dice vabbè, ho sbagliato, adesso è il momento di cambiarlo, si poteva, non si poteva, magari non si può. No, dunque, allora rispondo prima alla domanda sulle province, sostanzialmente non cambierà molto, nel senso che le province non saranno organi elettivi, come lo erano praticamente fino a poco tempo fa. Ora, sulle province magari, ecco, sicuramente un capitolo a parte. Io ritengo che molto spesso si sia parlato in questi anni di tagli a regioni e enti locali anche in maniera secondo me molto propagandistica, perché le grosse spese secondo me sono anche allocate altrove, ecco. La riforma costituzionale ha quasi un intento punitivo nei riguardi degli enti locali, nei riguardi delle regioni, nei riguardi dei comuni e anche nei riguardi delle province, che scompaiono praticamente dalla Costituzione. Ma credo che, ecco, questo intento punitivo non è giustificato perché le regioni a volte sono state capaci di fare, certamente con delle eccezioni, con delle differenze, ma delle leggi sui diritti sociali molto più evolute di quelle dello Stato e del Parlamento. Quindi io credo che quando si parla, ecco, di inefficienza regionale bisogna sempre essere molto, molto cauti, così come bisogna essere molto cauti quando si dice noi riportiamo tutto allo Stato, perché così almeno decidiamo tutto noi e decidiamo in fretta. Ecco, secondo me non vanno le cose così, perché ripeto quello che ho detto prima, le decisioni
che coinvolgono i diritti sociali, soprattutto sanità, diritto allo studio, diritto all'istruzione e cittadinanza, sono migliori se concertate con le popolazioni su cui queste decisioni sostanzialmente ricadranno. E d'altra parte ci sono delle esigenze territoriali molto diverse da regione a regione, da comune a comune, e per cui a mio avviso l'idea di centralizzare tutto, di verticalizzare tutto, che tra l'altro è una tendenza questa della verticalizzazione, diciamo, del potere, dell'accentramento, che io ho riscontrato non solo nella riforma ma anche in altre leggi, diciamo, di questo governo, anche per come è strutturata per esempio la buona scuola, mi sembra che abbia anche questa impostazione, così nella riforma della dirigenza pubblica, che è una riforma che a breve verrà alla luce, si elimina sostanzialmente le fasce della dirigenza, tutto ricade in un'unica fascia centralizzata. Ecco, l'esigenza, diciamo, alla base è quella dell'unità, perché si giustifica tutto dicendo sì, però dobbiamo, come dire, non possiamo permetterci 21 leggi sulla sanità diverse, dobbiamo dare gli stessi diritti a tutti. Però non è esattamente così, perché quello che conta è garantire, come dire, il livello insostituibile, il livello essenziale dei diritti. E poi a volte ci sono delle realtà territoriali che hanno anche necessità di un ampliamento del diritto stesso, o di una particolare previsione che soltanto il livello più vicino al cittadino, quindi quello regionale, in questo caso potrebbe assicurare. Pensiamo al caso dell'Ilva di Taranto, ecco, lì secondo me ecco, è la legge regionale che può meglio gestire una situazione che riguarda un particolare territorio. Ovviamente nella garanzia della tutela, diciamo, unitaria del diritto, cioè non si può pensare che, ecco, il diritto nel suo nucleo essenziale, come si dice in genere tra i tecnici, venga eluso, diciamo, nelle singole regioni. Quello che conta è garantire il soddisfacimento, ecco, del diritto nel suo nucleo essenziale, nella sua essenzialità, e poi diversificare sostanzialmente la gamma degli strumenti di tutela a secondo delle realtà territoriali, a secondo della realtà locale, magari interpellando anche le popolazioni interessate. Questo, diciamo, rientra nel concetto di rappresentanza. Certamente, ecco, sulle province, anche qui tornando a un discorso abbastanza caldo, secondo me si possono anche abolire le province, così come, però il problema è la qualificazione anche del personale, diciamo, non cercare soprattutto di fare delle soluzioni, di ricorrere a soluzioni così a metà strada come quella che abbiamo per il Senato, cioè una elezione che non è un'elezione, che è una nomina praticamente di consiglieri, la stessa cosa, diciamo, quello che riguardava, diciamo, le province finora, no? Enti che non hanno più il potere rappresentativo, ma che sostanzialmente sono espressione di un'elezione di secondo grado, ecco, i componenti. Più o meno era questa la concezione che si voleva comunque far, diciamo, attuare. Ecco, poi c'era qualche altra domanda? Io ho una domanda. Prima di fare la domanda, un pochettino il mio stato d'animo, soprattutto dopo l'esperienza dei volantinaggi che abbiamo fatto ai mercati. Sinceramente sono abbastanza preoccupato da una parte, perché una reazione non troppo positiva nei confronti di noi che davamo via i volantini del no, nel senso che mi sembra che si siano veramente attivati le persone favorevoli del sì. La difficoltà è di portarle su un terreno del confronto dei contenuti,
nel senso che gli unici argomenti che venivano portati sono gli slogan, e da questo punto di vista secondo me Renzi è molto più bravo di Berlusconi, no? Che sono stati e vengono continuamente divulgati. Quali sono gli elementi? Che loro sono per il cambiamento e noi invece il cambiamento non lo vogliamo, quindi senza entrare nel merito che tipo di cambiamento è, che l'ANPI è un'associazione dove i partigiani non ci sono più, quindi il discorso che l'ANPI è un'associazione che si basa su dei valori, e quindi i valori non sono legati soltanto alle persone, no? Ma sono legati alle persone che portano avanti questi valori, no? E poi l'altro discorso, già dicevi tu, che noi votiamo con la destra e quindi insomma non vogliono inquinare il voto referendario, che è una cosa importante. Ecco, per cui nel rapporto con le persone secondo me dovremmo trovare anche noi degli slogan, no? Non lo so, per esempio a me una cosa che ha sempre fatto rabbrividire è il fatto che questa Costituzione venga modificata da un Parlamento illegittimo. Questa roba qui, insomma, non lo so, non porta la gente a un attimino a pensare che forse c'è qualcosa che non va, non lo so, perché il discorso di entrare sui contenuti, su cui sono perfettamente d'accordo con quello che avete detto voi, probabilmente tutti quanti siamo d'accordo, è importante in momenti di confronto, quando c'è l'esponente del sì, l'esponente del no, allora, però nel confronto con la gente almeno io trovo questa difficoltà, ovvero quello di entrare nel merito dei contenuti di questa revisione, e quindi il motivo per cui noi siamo per il no. Vabbè, questo è una mia difficoltà. La domanda è questa: il discorso del Senato, oltre al fatto che il Senato non è eletto, che è nominato eccetera eccetera, ma a parte che non ho ancora capito come vengono eletti questi 100 senatori, ma poi le regioni hanno una vita diversa dal Parlamento, hanno una durata diversa dal Parlamento, non è che adesso d'ora in avanti le regioni verranno, le elezioni regionali vengono fatte quando ci sono le elezioni politiche. Cosa succede quando appunto viene rifatto un nuovo consiglio regionale? Cioè i senatori che erano stati eletti da quello precedente rimangono oppure vengono cambiati? Quindi è un momento, un'istituzione che veramente diventa veramente priva di una sua continuità, insomma, no? Ecco, era questo che non ho capito come funziona. Aspetta che c'era un altro intervento. Domanda velocissima: l'emendamento Galli che modifica l'articolo 78 della Costituzione, quello che è relativo a... L'emendamento Galli, che praticamente è relativo all'articolo 78 della Costituzione sulla dichiarazione di guerra, è stato recepito oppure no? Perché a questo punto altrimenti si porrebbe il problema che sarebbe il governo con la maggioranza semplice a poter deliberare la guerra. Ecco, solo questa la domanda. Sì, dunque sul bilancio, sì, mi scuso perché prima non mi sono segnato la domanda e quindi mi avevo omesso di rispondere. No, sul il bilancio ovviamente l'equilibrio di bilancio resta così com'è, e quella è stata, ecco, questo mi dà l'occasione di chiarire una cosa, quella è stata una revisione costituzionale. Un altro elemento di confusione su cui non c'è molta chiarezza è che l'articolo 138 è quello che è stato utilizzato per questa riforma, questa cosiddetta riforma della Costituzione. È una riforma questa che ha modificato 47 articoli della Costituzione, cioè ha modificato praticamente quasi un terzo. E quindi una riforma organica che tocca tantissime cose, i poteri, le regioni, il Presidente della Repubblica, sostanzialmente la forma di governo e tante altre cose. Ora, in realtà
questo articolo, ed è un altro motivo, diciamo, di legittimità, se dobbiamo veramente essere dei giuristi, ecco, fare come dire, applicare la Costituzione. Questo articolo non doveva essere applicato, non poteva essere applicato per una riforma organica, perché il 138 riguarda singole riforme, cioè la riforma per esempio dell'articolo 81 sull'equilibrio di bilancio, la riforma il 117 sulle regioni, ecco, anche lì nel 2001 si è applicato il 138, ma lì si trattava di modifiche puntuali. Qui si parla di una modifica sostanziale che tocca tantissimi temi, e in questo senso sarebbe stata più opportuna, e anche qui diciamo mi ricollego a quanto ho detto prima, cioè il principio di sovranità popolare, sarebbe stato più opportuno eleggere un'assemblea costituente, perché la modifica di 47 articoli della Costituzione non tocca solo i 47 articoli modificati, ma tocca anche gli articoli della prima parte, come è stato detto, e quindi da questo punto di vista c'è anche una inesattezza procedurale, perché il 138 non è stato concepito dai costituenti per modifiche di questo tipo, è stato concepito per aggiornamenti della Costituzione, no? per la manutenzione ordinaria, ma non per modifiche di questo tipo. Non è stato toccato ovviamente il pareggio di bilancio, ma questa è una considerazione, diciamo, che magari io non sono in grado di fare, sul perché non è stato toccato, cioè è rimasto così com'è era stato sostanzialmente è stato disposto dal governo Monti. È una considerazione, diciamo politica, è rimasto così com'è, cioè è stato inserito l'equilibrio di bilancio in Costituzione. Questo non è stato, diciamo, l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione non è stata una cosa da poco, cioè ha avuto anche dei risvolti nelle sentenze della Corte Costituzionale, perché dopo l'inserimento di questo articolo sono state molto più frequenti le sentenze della Corte Costituzionale nelle quali sostanzialmente si legittimava da parte della Corte la compressione dei diritti sociali. Dei diritti sociali, quindi soprattutto ci sono state moltissime sentenze in materia di sanità, di prestazioni sanitarie, che sulla base anche di questo articolo hanno legittimato le leggi del Parlamento, proprio perché c'era da sostanzialmente rispettare il pareggio di bilancio. Quindi sui diritti sociali il pareggio di bilancio ha avuto un effetto anche nell'interpretazione che ha dato la Corte Costituzionale, quindi non è stata una modifica così di poco conto. Non so perché non si sia aperto un nuovo dibattito per eliminare questa norma, ma evidentemente è una norma che sta bene a molti, ecco. E, sì, sul Senato non sappiamo molto, sull'elezione del Senato purtroppo non sappiamo molto, perché è tutto demandato ad una legge ordinaria, quindi sostanzialmente poi si vedrà quale sarà la modalità di elezione del Senato. La Costituzione, così come riformata, dice che i consiglieri dovranno essere eletti in conformità alle scelte degli elettori, che non vuol dire nulla, cioè perché io sinceramente faccio fatica ad interpretare questa norma, perché non capisco come potrebbe essere altrimenti, cioè come potrebbe essere un senatore non eletto sulla base delle scelte del popolo. Ma in realtà poi non si tratta di un'elezione, ma si tratta di una nomina che molti definiscono di secondo grado, cioè saranno i consigli regionali ad eleggere i senatori. È una norma anche questa incostituzionale, a mio avviso, perché viola anche questa l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Mi ero segnato un passo di un giurista, uno dei massimi costituzionalisti italiani dello scorso secolo, che è quanto mai attuale ancora oggi, che spiega anche come mai e perché anche dà un'interpretazione, diciamo, come dire, di questa norma introdotta, secondo cui appunto i senatori sono eletti in conformità delle scelte degli elettori, ma ovviamente è un giurista del 48, degli anni dei
primi anni, diciamo, repubblicani, ma da questa interpretazione si può ricavare l'illegittimità anche di questa disposizione, di questa nuova disposizione costituzionale, ed è un passo che fa riferimento appunto al concetto di democrazia, al concetto di elezione e di rappresentanza. È Carlo Esposito che dice che il contenuto della democrazia non è che il popolo costituisca la fonte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere, non già che esso abbia solo il potere costituente, ma che a lui spettino i poteri costituiti, e che non abbia la nuda sovranità, che praticamente non è niente, ma l'esercizio della sovranità, che praticamente è tutto. Ora, Esposito parla proprio di esercizio della sovranità. Esercizio della sovranità significa che non possono essere ammesse nel nostro ordinamento delle elezioni indirette, perché non significano nulla delle elezioni indirette, non sono espressione, diciamo, della sovranità popolare. E quindi sostanzialmente io penso che, e tra altre cose, il concetto di rappresentanza lo ritroviamo anche in quella sentenza che hai citato anche tu prima, della Corte Costituzionale, la numero 1 del 2014. Mi pare che la Corte in quella sentenza citi proprio la parola rappresentanza 7-8 volte in tutta la sentenza, proprio per dare l'idea che era un invito sostanzialmente al legislatore che aveva fatto la legge elettorale cosiddetta Porcellum, a farne una nuova in cui tenesse però conto del principio di rappresentanza, cioè sostanzialmente del fatto che la volontà popolare dovesse esprimersi compiutamente in una nuova legge elettorale, quindi dovesse essere rappresentata diciamo pienamente, cosa che il Porcellum non faceva, secondo me non lo fa nemmeno l'Italicum, e non lo fa nemmeno questa modalità un po' strana di nomina dei senatori. Quindi anche per questo secondo me ci sono dei profili di grossa incostituzionalità all'interno stessa della riforma, perché non dimentichiamo che la riforma, diciamo, le leggi costituzionali, le leggi di riforma costituzionale hanno l'obbligo di rispettare i principi supremi dell'ordinamento, quindi anche il principio di sovranità, che è un principio supremo, deve essere, diciamo, rispettato da una legge costituzionale. Quindi si pone a un livello, come dire, il principio supremo di sovranità, di rappresentanza, un livello gerarchico superiore alle stesse leggi di riforma costituzionale. Certo poi che facendo un discorso un po' più, come dire, di opportunità, è chiaro che poi la Corte Costituzionale a volte interviene per censurare le leggi, ma lo fa con una certa prudenza, ecco, lo fa sempre con una certa prudenza, anche perché non è il compito della Corte quello di sostituirsi al legislatore, al governo, al Parlamento, e quindi chiaramente bisognerà vedere se questa riforma costituzionale, questa legge elettorale, vedere come saranno giudicate dalla Corte, ecco, se con prudenza, come presumibile aspettarsi, oppure con una maggiore rigidità. Intanto speriamo che la legge elettorale venga cambiata, ecco, in qualche modo venga migliorata. Mi pare che diciamo ci sia questa intenzione, ma non so poi quanto si tradurrà nella prassi, ecco. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Riprendo una sottolineatura che ha fatto il compagno Cenati sul sottotitolo del quesito, risparmio dei costi della politica. E, ecco, su questo terreno noi siamo un po' deboli. Dobbiamo trovare delle forme di comunicazione per far capire che, partendo anche magari dall'ordine del giorno presentato in Parlamento dal Movimento 5 Stelle, che è stato votato solamente da Sinistra Italiana, che chiedeva 5.000 lordi per senatori e deputati, cioè chi ti viene a parlare di risparmio della politica non l'ha votato, quindi è evidente che sono loro che ci giocano su questo risparmio della politica, come non mettono in discussione che dirige a livello amministrativo la Camera abbia 180.000 euro di stipendio annuale. Cioè, il risparmio della politica è diminuire la democrazia, che è un po' il gioco è quello. Quindi secondo me noi dovremmo veramente tentare di, anche nelle forme di comunicazione, o anche quando si parla con le persone, ma anche quando si
quelle che conoscete meglio di me, Twitter, Facebook, mail e volantini, sottolineare invece questa cosa, che chi ti parla di risparmio del costo della politica poi agisce concretamente in modo completamente opposto. Grazie. Allora direi che possiamo far fare a Roberto Cenati le conclusioni, che anche come risposta anche sia alle domande, ma anche come conclusione un po' di questa discussione. Più che conclusione, un intervento. No, qualche risposta alle domande. Sulla guerra, l'unico ramo del Parlamento che sarà deputato a dichiarare la guerra, speriamo che non mai succeda, è la Camera dei Deputati, non il Senato. Solo la Camera, che è quella che vota la fiducia al governo e può dichiarare lo stato di guerra. Per quanto riguarda il Senato, beh, le cose le ha già dette prima Francesco, le ha precisate. Comunque saremo di fronte a un Senato precario, perché se i consiglieri regionali decadono in modo separato dai deputati, e quindi ci sarà un ricambio continuo di questi senatori. Oltretutto ci sarà questo problema. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare è che il governo dice che finalmente è stato istituito il Senato delle Regioni, cosa assolutamente non vera, perché i senatori, ci saranno 74 senatori eletti dai consigli regionali, 21 saranno sindaci, 5 saranno eletti dal nominati dal Presidente della Repubblica. Beh, questi consiglieri regionali, la Lombardia mi pare che ne abbia 14, saranno un po' del PD, un po' della Lega, un po' di Forza Italia, ma non rappresentano, cioè, e si costituiranno all'interno del Senato dei gruppi che fanno capo a questi partiti. Per la Lombardia ci sarà un gruppo del PD, un gruppo della Lega, un gruppo di Forza Italia. Quindi non ci sarà per esempio rappresentato il presidente della giunta regionale, che in sensi dell'articolo 121 della Costituzione rappresenta la regione, o come succede in Germania vengono eletti i senatori che rappresentano la regione. Qui ogni senatore rappresenterà il suo gruppo politico, quindi non rappresenterà gli interessi della regione a cui fa riferimento, ma gli interessi del suo partito. Ecco, ci sarà per i senatori, perché in Germania c'è il vincolo di mandato, perché chi fa parte della Camera che rappresenta le autonomie ha il vincolo di mandato, quindi deve rappresentare gli interessi della regione. Qui i senatori avranno come deputati, non avranno il vincolo di mandato, quindi non avendo il vincolo di mandato rappresentano gli interessi del loro partito. Quindi questa è un'altra cosa che si dovrebbe smontare. Voglio poi ricordare una cosa, che l'obiezione di qualcuno che dice, ecco, l'altra cosa è quella sui costi. Ecco, noi dovremmo, questa è una cosa veramente insidiosa, perché gli spot del governo sono: chi vota sì vuole eliminare le poltrone, chi vota no le vuole mantenere. E questa è veramente una cosa che non sta assolutamente in piedi, perché sono soltanto 215 i senatori che vengono ridotti, non si sono toccati i deputati. Se si voleva fare un'operazione equilibrata si doveva toccare anche quello, ma è una misura demagogica che va affonda nell'antipolitica che c'è nel paese. Il governo sta facendo dell'antipolitica e della demagogia. Adesso dovremmo cercare di contrastare questa manovra, evidenziando che i problemi dell'allontanamento dei cittadini dalla politica sono ben altri, e quando si parla di revisione costituzionale non si possono fare questi discorsi di carattere demagogico. Alcuni dicono: avete votato, adesso voterete insieme alla destra. Beh, quando si tratta, secondo me, di della legge fondamentale che governa tutto, noi facciamo la nostra parte. Se poi qualcun altro non è d'accordo sulla revisione, cosa ci possiamo fare? Tenete conto che l'Italicum, per esempio,
è stato votato con la fiducia. Una legge, è la seconda volta che nel dopoguerra una legge, una legge elettorale, su una legge elettorale viene posta la fiducia. È stato successo nel 1953 con la legge Truffa, ma allora, anche allora mi pare, i monarchici erano contro la legge Truffa. Quindi quando si tratta di leggi o fondamentali che riguardano il funzionamento dello Stato e della democrazia, io non mi scandalizzo se qualcun altro vota dalla nostra vota con noi. L'importante è differenziarci, cioè noi abbiamo aderito ai comitati per il no, rimanendo rigorosamente, come è stato detto prima, nel merito delle questioni, senza politicizzare questo nostro intervento. Ci siamo differenziati dagli altri comitati che costituiranno Forza Italia, Fratelli d'Italia e altre forze, cioè le forze politiche faranno la loro battaglia politica, noi facciamo una battaglia esclusivamente nel merito delle questioni. Poi che succeda quello che succede, cioè, se poi questo porterà ad una caduta del governo, questa è una cosa che non riguarda noi. Il nostro obiettivo è quello della difesa della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Certo che ci troviamo in una situazione complessa, perché il governo ha in mano, ormai ogni giorno ci sentiamo ripetere questi slogan dalle TV, sui giornali, e non sarà assolutamente una battaglia facile. Io vedo che c'è ancora nella gente molta distanza, nessuno, cioè in molte persone, la gran parte delle persone è disinteressata, sa poco niente di questa revisione costituzionale, è preoccupata da altre questioni. Forse noi dovremmo dire a queste persone che a volte è meglio conservare le cose piuttosto che fare operare tanti cambiamenti. Cioè, conservare vuol dire difendere l'eredità che noi ci hanno trasmesso i partigiani e le partigiane. Se conservare vuol dire questo, beh, allora dovremmo trasmettere il messaggio che è meglio, che è bene per tutti tenerci questa Costituzione nata dalla Resistenza, e che se si vanno a toccare 47 articoli della Costituzione, gli stessi principi fondamentali che non sono stati messi in movimento dalla carenza della politica, sarebbe ancora più difficile attivarli se vengono meno quegli strumenti previsti dalla Costituzione vigente. Forse questo il messaggio non semplice che dovremmo trasmettere, e trasmettere soprattutto il fatto che bisogna finirla di dire che per cambiare il paese bisogna cambiare la Costituzione, ma per cambiare il paese bisogna applicarla. Io mi riferisco all'intervento che è stato fatto poco fa di chi non ha più il lavoro, e beh, sono questi i problemi. Allora, chi non ha lavoro come pensa di trovarlo? Cioè cambiando la Costituzione, oppure con una politica che affronti veramente i problemi della gente? Forse sono qua a tirare in ballo, come la parità uomo-donna che c'è nella Costituzione, l'applicazione dell'articolo 11 che dice l'Italia ripudia la guerra come strumento per dirimere le controversie internazionali, e anche qui i pericoli di guerra sono sempre dietro l'angolo. Bisognerebbe fare capire questo alle persone. Vogliamo cambiare il paese? Beh, allora applichiamo la Costituzione e smettiamo di dire che va cambiata e toccata nella seconda parte, perché poi c'è una connessione strettissima tra prima e seconda parte della Costituzione, e la prima non può essere applicata se si stravolge la seconda. In campagna, diciamo, chiamiamola elettorale, non so, cioè referendaria, il Lampi di zona 8 coordinerà, diciamo, il comitato per il no, quindi si muoverà, diciamo, nella direzione di rispondere, diciamo, a tutte quelle che sono le obiezioni di chi ha ancora dei dubbi, di chi pensa le cose non siano esattamente come le abbiamo in qualche modo prospettate fino adesso.
e comunque la, diciamo, poi nei prossimi giorni cominceremo, diciamo, ad attivare, diciamo, altre iniziative nelle diverse zone del nostro, tra virgolette, nuovo municipio, diciamo, tra virgolette. Quindi è importante che da qui usciamo anche con l'impegno a proseguire questo percorso. Vabbè, il percorso di questa sera è più semplice, c'è della musica, c'è Gaetano Liguori che fra qualche secondo comincerà, diciamo, e c'è una cena, ci sono poi ancora un altro gruppo musicale, quindi per stasera, diciamo, ci rilassiamo un attimo.